Napoli, a malincuore, con tutta la sofferenza possibile dopo questi 4 anni spettacolari, secondo me, ho preso una decisione che già maturava all'inizio di questa stagione, nel momento in cui ho rifiutato di allungare il contratto, perché avevo già pensato che avevo bisogno di stimolo, tutte cose che ho già detto e non voglio ripetere. Poi, finito il campionato dopo la partita con la Roma, sapevo già, è chiaro che avevo diverse squadre interessate a me, in quel momento mi sono così, sono andato a parlare con chi dovevo parlare, mi è piaciuto quello che mi è stato proposto, mi sono sentito stimolato e motivato nuovamente a iniziare un'avventura che, come ho detto prima, sarà difficile ma affascinante. Punto, questo è quello che c'è da dire. Ci terrei che si dicesse questo. Basta. No, ma io lo dicevo a prescindere dall'Inter, cioè il fatto di aver lasciato il Napoli appunto quando ancora neanche c'era l'Inter. Punto, è una scelta, come ho detto, è una scelta proprio maturata nel tempo, però sono arrivato a dire basta. Cominciandoci a pensare prima, proprio perché era una scelta difficile, perché io a Napoli ho un rapporto bellissimo con tutti, mi hanno voluto bene, ho voluto bene la città, i tifosi, e poi ripeto, mi piace parlare soprattutto con i risultati, sapete benissimo che i risultati vanno rapportati anche alle potenzialità della rosa, della squadra, della società stessa. Francesco? Io niente, soltanto voglio portarvi il saluto del Centro Coordinamento Club Nazionale e del Presidente di Moratti e del Direttore Spairani e quello dell'Intercampo Siciliano. Siamo 67 club in Sicilia, ci sono. Qui ci sono 4 rappresentanti, il Presidente di Gioiosa Marino, il Presidente di Milazzo Martina Pinizzotto, Capo Orlando Lenzo e Sant'Angelo di Brolo Siracusano. Oltre 4.000 tifosi dal Centro Coordinamento Club, io sono emozionato e contento di essere il primo coordinatore regionale a poterti dare il saluto. Ti ho portato soltanto una maglietta del nostro coordinamento che è la Trinacria. Sono fortunato che io sono stato, sono 10 anni sostanzialmente, quindi ti ho visto.